Antonio Bruni, presidente dell'ANPI, chiediamo qual è lo scopo di questa manifestazione e come è andato in generale questo 25 aprile dopo tutte le polemiche che si sono scatenate. Sì, beh, questa è una manifestazione importante perché noi adesso faremo un corteo che attraverserà in pratica la città di San Benedetto del Tronto e ci fermeremo su ogni targa che riporta il nominativo, cioè una targa delle strade che riportano il nominativo dei partigiani caduti per mano nazifascista. Il corteo si fermerà sotto queste targhe, apporremo una breve biografia del partigiano, del patriota caduto e faremo una commemorazione raccontando i fatti che sono successi in quell'occasione. Perché abbiamo fatto questa manifestazione? Perché ci siamo resi conto che tanti cittadini di San Benedetto non sanno perché queste vie sono state intestate a queste persone. E siccome è importante in questa giornata, 25 aprile, far ricordare a tante persone che ci sono stati uomini e donne che si sono sacrificate per ridarci la libertà, è giusto che questa memoria venga riproposta con forza a tutti i cittadini, anche con questa manifestazione. Per quanto riguarda le polemiche, io non entro nel merito perché le polemiche lasciano il tempo che trovano. Noi riteniamo che questa sia una manifestazione che deve unire tutti quanti. Non è una manifestazione di parte, vogliamo che partecipano tutti, le istituzioni ci stanno tutte e quindi noi adesso procederemo e riteniamo che questa sia stata una cosa molto utile e importante anche e soprattutto per le giovani generazioni, alle quali magari se si fa una domanda e si dice ma tu lo sai chi è il patriota Paolini, quello magari no, magari non ti sa dire niente, non sa che cosa è stato, che cosa ha fatto e quale ruolo ha svolto nella lotta di liberazione del nostro territorio. Grazie. Ecco.